Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi parliamo di componentistica per gli impianti fotovoltaici. Come sapete, un impianto fotovoltaico è formato non solo dal pannello solare fotovoltaico, non solo dall'inverter, ma anche da questi e anche da questi e anche da questi. Allora, tu mi dirai, Fox, ma in tutti gli impianti, in proprio tutti, devono esserci questi componenti? Sì, ragazzi, sì. Perché? Ora li andiamo a vedere. Allora, cosa sono? Questi sono dei sezionatori. I sezionatori non sono altro, ragazzi, degli interruttori manuali on-off, che, come hai capito, servono a fare cosa? A interrompere una linea. Questo nello specifico è un sezionatore ad alta potenza. Questo è capace di interrompere flussi di corrente continua di circa 125 A. Infatti è un C125. Come vedi è durissimo. I bocchettoncini qui dei cavi sono molto grossi, i fori. Perché? Perché appunto, ragazzi, qui entrano cavi molto grossi. Poi abbiamo un altro sezionatore, che è questo. Questo è un sezionatore più piccolo, anche in dimensioni. Questo, ragazzi, è un C16. C16 uguale 16 A. Dove si utilizzano questi? Nella linea dei pannelli. Cioè i pannelli tutti connessi in serie, positivo, negativo, entrano qui, positivo, negativo, escono ed entrano dentro il regolatore di carica, l'inverter ibrido, eccetera, eccetera. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo questi. Questi, ragazzi, sono gli scaricatori, molto importanti per gli impianti fotovoltaici. Questi componenti che cosa fanno? Scaricano a terra, ok? Proprio nella messa a terra dell'immobile, eventuali fulmini, eventuali correnti che si creano, loro li disperdono e li buttano verso terra, ok? Perciò l'impianto deve essere dotato di una messa a terra che sia funzionante, non un filo messo lì e poi non connesso a niente. Poi abbiamo loro sono i più piccoli. Sono un DIN, questi invece erano due DIN, due DIN, due DIN. Questo, ragazzi, è 3 DIN, sì, circa 3 DIN. E a cosa servono loro? Loro sono dei fusibili, veri e propri fusibili di linea. Perciò protezioni da cortocircuito. Se ci dovesse essere un cortocircuito nella linea, il fusibile, che ora ti faccio vedere, vado ad estrarre, si apre lo sportellino, si esce il fusibile, piano piano, perché qui dentro entrano, ragazzi, molto a pressione. Ok, qui c'è il fusibile, guarda quanto è grosso, è enorme, è un 15 A, ottimo per la mia linea, perché ovviamente li devi dimensionare in base alla tua linea elettrica. Se i tuoi pannelli vanno a produrre una corrente, per esempio, di 20 A, 15 A di fusibile non va bene. Perché? Perché è troppo poco. Dovresti prendere fusibili da almeno 20 e qualcosa ampere. Comunque, questi dove vanno montati? Vanno montati nelle scatolette. Il come si montano, ragazzi, lo vedremo prossimamente, però vanno tutti insieme, cioè in un quadro io andrò a mettere tutti questi. Perché? Perché avrò due linee separate, cioè una linea di pannelli e la seconda linea di pannelli. Ti posso dire così, a spanne, che andranno così, così, così e così, ok. Questi. Questa è una linea, questa è un'altra linea. Più avanti comunque vedremo come
cablarli, faremo uno schemino così da farti capire. Ragazzi, se il video ti è piaciuto lasciamo un like, iscriviti al canale, seguimi. Se vuoi abbonarti al canale clicca sotto abbonati, quasi tutti i giorni nuovi contenuti. C'è anche il canale Telegram e se sei interessato a pannelli solari fotovoltaici ti ricordo la collaborazione con lo sponsor. Per te che sei il mio fans, lo sponsor ti riserverà un ottimo prezzo su pallet pieni di pannelli. Ragazzi, parliamo di pallet di pannelli dal più piccolo che è 280 watt al più grande che andiamo a oltre 500 watt di pannello, monocristallino o policristallino. Unica pecca, ormai lo sai chi mi segue, lo sponsor e vende a pallet, cioè 30, 40 o 35 pannelli alla volta. Comunque ad oggi non è un problema perché tantissimi di voi si sono organizzati con parenti, amici e conoscenti e stanno andando a fare gli ordini di gruppo, ok? Continua a seguirmi, guarda tutti i video del canale. Ciao ragazzi.